Un risultato non scontato ma di certo storico per la destra italiana e dati alla mano anche i marchigiani hanno confermato le previsioni scegliendo il centrodestra con il 44,6% delle preferenze. Il partito che ha ottenuto più voti è Fratelli d'Italia che ha superato il 29%, secondo il Partito Democratico con il 20,3%. Invece il Movimento 5 Stelle, che era il primo partito nel 2018, ha dimezzato i consensi ed è sceso al terzo posto. In calo anche la Lega che non è arrivata all'8%, mentre Forza Italia si è fermata al 6,8%. In totale per la nostra regione sono 15 gli scranni per Roma. Per la Camera dei Deputati sono stati eletti Francesco Battistoni, esponente di Forza Italia e sottosegretario uscente alle politiche agricole, Stefano Benvenuti Gostoli, coordinatore di Fratelli d'Italia di Ancona, Mirko Carloni della Lega, vicepresidente della Giunta regionale e Giorgia Latini, assessore alla cultura della regione. Per il Senato invece sicuri Antonio De Poli, già questore anziano del Senato e presidente dell'Unione di Centro, e Elena Leonardi, consigliera regionale e coordinatrice di Fratelli d'Italia. Vince il buon governo del centrodestra, vincono le Marche. La priorità immediata è pensare ai territori colpiti dall'alluvione, a cui bisogna dare risposte urgenti e immediate. Adesso comincia il lavoro più importante al servizio di cittadini, famiglie e imprese. Abbiamo di fronte sfide importanti e difficili. Dobbiamo fronteggiare subito l'emergenza del caro energia. Ringrazio tutta la coalizione di centrodestra che ha contribuito a questo importante traguardo. È una vittoria di squadra, dei territori, un traguardo che dedico a tutti i marchigiani. Al risultato di Fratelli d'Italia, ha commentato invece Elena Leonardi, questa mattina hanno contribuito la classe dirigente che ha costruito il partito in questi anni sul territorio, la credibilità e le nostre persone con il loro impegno e il loro programma. Non è la prima volta, ha concluso, che registriamo un dato superiore al dato nazionale. Siamo riusciti a dare quelle risposte, quelle proposte che chiedevano gli italiani, cioè credo un riequilibrio fra quella che era il sentimento e la volontà dei cittadini rispetto a un governo che fino ad oggi non rispecchiava più gli equilibri reali, le volontà, i sentimenti reali della popolazione italiana. Oggi la democrazia ristabilisce questo principio. Per quanto riguarda il proporzionale, invece, sono con un piede in Parlamento l'assessore regionale al bilancio Guido Castelli, Antonio Baldelli e Lucia Albano per Fratelli d'Italia, Alberto Losacco e Irene Manzi per il PD e Giorgio Fede per il Movimento 5 Stelle. I risultati complessivi sono ancora parziali, ma mentre stiamo registrando il servizio, risultano tra i possibili eletti anche l'ex sindaco di Force, Augusto Curti, e il commissario regionale della Lega, Riccardo Augusto Marchetti.